finisce con uno spettacolare 4-2 in rimonta allo scontro diretto tra Spoltore e Alba Adriatica al Caprarese di Spoltore. Partita da due volti con gli albensi padroni del campo nella prima frazione di gioco che si portano sul 2-0 e sfiorano il terzo gol in diverse occasioni. Nella ripresa Donato Ronci indovina tutte le sostituzioni e conquista la posta piena. Si parte subito con i padroni di casa che vanno in rete al sesto minuto, cross di Di Pentima per Ranieri che da due passi insacca, ma il guardaline vanifica tutto, fuori gioco. Passano appena 60 secondi e l'Alba Adriatica trova il gol del vantaggio. Emili mette al centro un bel pallone per Miani, che approfitta di un buco difensivo spoltorese e insacca alle spalle di De Torre. All'undicesimo minuto Ranieri vicino al gol del pareggio con un gran colpo di testa su cross di Cabanies. E al 17° minuto arriva il raddoppio dell'Alba Adriatica, nuovo errore questa volta a centrocampo di Cabanies che lascia campo a Jambé. Prima conclusione respinta da un super De Torre, ma sulla ribattuta il numero 11 ospite fa 2-0. Ci prova Di Pentima a scuotere i suoi con un gran calcio di punizione che termina al lato. Al 37° cross di Di Pentima per Dintino che manda alle stelle. Ancora un gran traversone di Di Pentima al 39° minuto, ma nessuno degli attaccanti spoltoresi si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol. Poco prima dello scadere Miani sfiora il 3-0, ma la sua conclusione termina fuori di un soffio. Il secondo tempo ricomincia con Titi Sanza al posto di Cabanies e questa sarà la mossa che cambierà letteralmente volto alla partita. Pronti via Zanetti scivola palla lasciando un'autostrada a Miani, ma un super De Torre evita il 3-0. Sul capovolgimento di fronte Ranieri segna con la solita freddezza il gol che dimezza lo svantaggio. Passano 10 minuti e lo Spoltore pareggia. Titi Sanz serve Ranieri che di prima intenzione lancia in profondità Grassi che a tu per tu con Petrini lo supera con uno scavetto delizioso. 61° Grassi per Sanz che da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. 69° Miani per Jambé ma il suo tiro è deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Leonardo Emili sciupa una clamorosa palla gol tirando addosso a De Torre. Al minuto 75 si completa la remontata. Ranieri lancia in profondità Titi Sanz che mette al centro per la corrente Bordoni che firma il sorpasso. Al 78° Dintino serve un assist al bacio per Sborgia, neo entrato che con freddezza cala il poker. 4-2. Poco prima dello scadere, combinazione Jambé Miani per Foglia che spara sul fondo e la partita si conclude qui con la vittoria dei padroni di casa che conquistano 3 punti preziosi in prospettiva playoff. Le immagini montate da Marco Maselli si chiudono qui, passiamo la parola ai protagonisti, il capitano dello Spoltore Daniele Di Camillo e il tecnico albense Domenico Izzotti. Siamo con il capitano dello Spoltore Daniele Di Camillo, oggi una vittoria importantissima, soprattutto perché nel primo tempo eravate sotto di 2-0 e addirittura l'Alba ha rischiato in più di un'occasione di fare il terzo gol. Poi nella ripresa la partita ha cambiato letteralmente volte, avete conquistato 3 punti fondamentali. Sì, primo tempo diciamo che ci siamo ritrovati sotto di 2 gol, loro sono stati molto cinici, sfruttando 2 nostre disattenzioni e divorandosi anche il terzo gol verso la fine. Noi abbiamo creato nonostante ciò tanto abbastanza, però questo non è servito. Poi nel secondo tempo siamo ripartiti di nuovo male rischiando di prendere il terzo gol, da lì la partita è cambiata e per fortuna siamo riusciti a ribaltarla. Adesso il campionato si fa molto più interessante, avete battuto una diretta concorrente. Sì, il mister ci aveva detto comunque di riuscire a non perdere questa partita, visto lo scontro diretto vinto all'andata, quindi a fare i punti saremmo noi più in alto in classifica, però ovviamente adesso questi 3 punti ci rilanciano verso il terzo quarto posto. Penso che non ho visto la classifica, abbiamo forse guadagnato qualcosa sul
anche sulla sesta, e vabbè, per noi adesso dopo raggiunta salvezza è tutto di guadagnato. Grazie mille. Mister Rizzotti, eravate sopra di due reti, avete sfiorato in più di un'occasione la terza marcatura, poi c'è stata la rimonta dello spoltore e lei forse è anche arrabbiato per alcune decisioni arbitrali. No, io sono arrabbiato perché noi siamo partiti per vincere il campionato e non ci stiamo riuscendo, quindi il primo a essere arrabbiato sono io, perché è un obiettivo che era la nostra portata. Non rido perché non è ironia, certo è però che mi aspettavo, al di là della situazione delle reti, delle decisioni che sto qui a commentare, perché poi l'esperienza mi porta a dire che ricordiamo chi... lei soprattutto contesta il secondo giallo al capitano dello spoltore Daniele Di Camillo. Ma io credo che non sia da contestare, quello sia da evidenziare da qui fino alla fine del campionato, perché domenica scorsa abbiamo perso una partita con il Chieto, fatto i commenti all'arbitro perché ho visto un uomo di personalità, quello di oggi senza parole.